E in questo giorno, lunedì 6 gennaio, Epifania, una ricetta leggera. Ciao Giorgio, benvenuto. Ciao Serena. Allora, dobbiamo metterci tutti quanti indietro dopo le feste, si parte col pesce. Sì, leggeri, leggeri adesso, perché avevo mai ammassa. E allora oggi abbiamo una ricetta, si intitola Rana pescatrice alla crema di zucca e gorgonzola. Diciamo già che il costo per 4 persone si aggira sui 24,50 euro. Iniziamo subito col procedimento, Giorgio? Sì, vai pure. Pronti, primo step, prendiamo 400 g di zucca, uniamo il nostro immancabile scalogno, un po' di sale, di olio e di pepe e facciamo la nostra cremina. Nel secondo step prendiamo i nostri filetti, li puliamo, li tagliamo e formiamo appunto 4 filetti di rana pescatrice. Li mettiamo a cuocere in forno a quanti gradi, Giorgio? A 160 gradi per circa un quarto d'ora, non di più, perché il pesce è fresco, perciò se cosa poco, perché sennò diventa come la sola delle scarpe, era. Certo, e naturalmente la nostra rana pescatrice deve essere condita con un po' di sale, di pepe e di origano, un po' di olio, messa in forno appunto perché si cuoce nella maniera perfetta. In un secondo tempo tiriamo fuori la rana pescatrice e facciamo la cremina con la crema di panna e il nostro gorgonzola. Certo. Da unire successivamente alla crema di zucca che abbiamo già fatto. Sì, adesso qua Serena abbiamo fatto il piatto di portata, sennò altrimenti ogni piatto per ogni persona ci mette il fondo della zucca e gorgonzola e panna e sopra mettiamo la rana pescatrice, un po' di prezzemolo per decorazione, un filo d'olio e il piatto è pronto. È già pronto? Allora, visto che l'Epifania tutte le feste la porta via, io mi prendo la rana pescatrice e me la vado a mangiare. Buon appetito! Grazie, ciao! E dal vostro cuoco matto un grande saluto! Ciao!